il quesito che si pone in assemblea è quello di rimuovere uno stato di agitazione che di fatto non c'è. Infatti il primo atto che noi non condividiamo e che giustamente contestiamo, dove nell'incarico al dottor Della Greca praticamente l'amministrazione dice che è in atto uno stato di agitazione. Per noi giuridicamente non c'è lo stato di agitazione. Parte insomma da presupposti sbagliati. Un'altra cosa che noi non riusciamo a capire nell'accordo qua, quando l'amministrazione scrive che per progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, i progetti in questione dovranno essere realizzati nei periodi dell'anno dove si concentrano maggiormente i visitatori partecipanti, che significa? Che dobbiamo sempre aspettare luci d'artista per avere la possibilità di fare questi progetti? Non ho capito, cioè loro sono poco chiari. Poi sull'orario di lavoro litighiamo, ci possiamo trovare, non ci possiamo trovare. Secondo me questo orario di lavoro è un orario di lavoro, quello che ha impostato l'amministrazione, che ancora non spiega A, chi fa la notte quante ore deve fare, B, come faranno a coprire i servizi col sabato, il sabato e la domenica quando ci saranno 5 ore secondo la griglia dell'amministrazione. Se vedete sulla proposta, si parte praticamente, il primo vigile urbano in servizio partirà alle 8:15, significa non garantire il servizio scolastico, i servizi ai mercatini. Loro vorrebbero supplire questo con dei progetti straordinari. Mi sembra al di poco illogico fare un servizio ordinario, cioè che deve valere 365 giorni all'anno, partendo, facendo un atto di istituto, facendo dello straordinario. Per me è ai limiti dell'illegittimità. Alla fine questa votazione non ha portato alla votazione insomma, che si aspettava, e si dovrà ricorrere quindi alle firme singolarmente per ogni lavoratore. Noi avevamo proposto un fatto democratico che io ritengo che sia ancora possibile, cioè che i colleghi votano firmando, quindi non a scrutinio segreto perché magari si può pensare a qualche cosa di occulta. Un voto palese. Un voto palese, firmano a fianco. A fianco al verbale dell'assemblea si firma, e fino ad oggi stiamo avendo un gruppo consistente di colleghi che ha accettato e sta firmando e ha votato a favore del protocollo d'intesa. È un gruppo di colleghi che, non accettando nella loro libertà il sistema del voto della firma, preferisce parlare, gridare, ma è nel gioco delle parti. L'unica cosa che è una parte che io non accetto, cioè personalmente per me la democrazia ha le sue regole, ci sono le firme, ci sono le persone che si assumono la loro responsabilità, ci sono le persone che fanno la lotta, si impegnano come abbiamo fatto.